Vice Sindaco Iannotti, negli ultimi giorni è ritornata prepotentemente in auge la polemica barra questione legata alla manutenzione ordinaria dello Stadio San Francesco. Credo sia opportuno far chiarezza a tutela del comune, a tutela della Nocerina e anche a tutela dei tanti tifosi che si recano ogni domenica, comunque in occasione di ogni partita, in quei luoghi. Sì, in premessa io voglio ringraziare per il lavoro che è sotto gli occhi di tutti la società della Nocerina Calcio, per i sacrifici che sta facendo, la tinteggiatura degli spalti, quindi tutte queste azioni messe in campo dalla Nocerina, io voglio ringraziarla appunto in premessa. È chiaro che noi abbiamo stilato, diciamo, un accordo su richiesta della Nocerina che chiedeva di fare appunto un ticket annuale unico per tutto l'anno e ha chiesto appunto di farsi carico della manutenzione ordinaria all'interno dello stadio, della pulizia. Quindi tutto ciò che riguarda la manutenzione appunto anche del verde e la pulizia all'interno dello stadio è diciamo, di competenza della Nocerina Calcio. Ripeto, il lavoro della società è sotto gli occhi di tutti, quindi io voglio ancora ringraziare tutti la società, tutti i soci e già ieri hanno iniziato a ripulire e su questo io non avevo nessun dubbio. Un appello va fatto però anche ai tifosi, a chi va allo stadio, perché vediamo tanti rifiuti che vengono abbandonati così, sia nei bagni che sui gradoni. In un momento in cui si sta facendo sensibilizzazione per proteggere l'ambiente e per fare la raccolta differenziata, un minimo di attenzione andrebbe fatto anche quando ci si reca allo stadio. Sicuramente perché le bottigliette, le carte, se stanno a terra qualcuno le ha gettate, quindi un appello anche ai tifosi che si recano allo stadio di tenere pulito il nostro stadio, San Francesco, e quindi per avere uno stadio, cioè, migliore per la nostra città. Io chiedo a lei come parte comunale, cioè come parte del comune, tanti tifosi si sono chiesti perché non c'è stata la presentazione della squadra. Tutti l'hanno fatta, la Nocerina non l'ha voluta fare. In merito voi che notizie avete avuto? Se ne avete avute. No, nessuna notizia, era una cosa che doveva organizzare la società, forse per tempo, per i lavori che sono stati fatti allo stadio, anche quelli di manutenzione, la videosorveglianza e quelli che si è fatto carico appunto il comune, forse non c'è stato il tempo di presentare la squadra a San Francesco, che comunque era un cantiere aperto, quindi diventava difficile poi fare una presentazione allo stadio, forse questo è il principale motivo.